il presidente Nunzio Gagliardi, il direttore Paolo Capozzucco. Alla presenza di numerose autorità è stata presentata Fenimprese Chieti con i suoi progetti, la sua nuova realtà che in Abruzzo punta ad espandersi su tutta la regione e già in cantiere anche l'apertura all'Aquila. Sentiamo le parole del direttore Paolo Capozzucco e del presidente Nunzio Gagliardi. Paolo Capozzucco, direttore di Fenimprese Chieti, che celebra la sua nascita con l'assemblea costituente all'Hotel Villa Maria di Francavilla. Quale sarà il suo ruolo, il suo compito sul territorio della provincia chietina? Ma sicuramente il ruolo per rispondere a questa domanda è quella di cercare di portare, diciamo, a casa tra virgolette le imprese che sono dislocate sul territorio di Chieti. Chiaramente tutte, considerando il territorio di Chieti, quello con il maggior numero di imprese registrate ed operative. E facciamo questa nuova, diciamo, apertura passando dall'esperienza precedente di Fenimprese Pescara, e quindi con lo stesso entusiasmo che abbiamo operato per Pescara lo faremo su Chieti. Nunzio Gagliardi è il presidente di Fenimprese Chieti, arriva dall'esperienza di Fenimprese Pescara, l'associazione datoriale che si espande in Abruzzo e cresce. Con quali obiettivi? Sì, ci sono state sollecitazioni di allargare la nostra presenza in Abruzzo e quindi nel giro di 2-3 mesi abbiamo programmato questa apertura e ad oggi siamo qui a consacrare la sede di Fenimprese Chieti, che andrà ad interessare un territorio, come ha detto il direttore Paolo Capozzucco, molto vasto, e quindi anche se la concorrenza sarà di notevole entità, noi cercheremo di fare del nostro meglio. Quindi avremo nelle nostre corde i servizi classici di un'associazione di categoria, che vanno dalla finanza agevolata, vanno poi nella sicurezza sui luoghi di lavoro, HCCP, DVR e quant'altro, quindi saremo in grado di fornire questi servizi.